Bentornati all'Olimpico e benvenuti a Roma. Benevento, è tornato il derby giallorosso, se così vogliamo chiamarlo. L'andata finì 3-2 per la Roma in rimonta. Non fu una gara semplice, ecco perché anche stasera bisogna mantenere alta la concentrazione. Sappiamo che vincendo e sperando in un passo falso di domani del Milan potremo anche centrare il terzo posto, scavalcando i rossoneri che comunque affronteremo a fine mese. Sappiamo anche che tra tre giorni ci aspetta proprio in questo stadio il Barcellona. Parte De Rossi, in testa De Ligt, che segna un gol bellissimo, 1-0 per la Roma, subito De Ligt, il primo centro in maglia giallorossa sotto la curva sud, e si può dire è un predestinato, lo abbiamo preso in estate come scommessa futura, e qui il cross di De Rossi è praticamente più lontano del dischetto del rigore, e lui colpisce benissimo di testa, la prende benissimo con la fronte, la mette sotto l'incrocio dei pali, tra Belez e un difensore. Roma 1, Sassuolo, sì, Sassuolo domani, e Benevento 0. Qui Pellegrini interviene, allora diventa buono il pallone per Marez, sovrapposizione da parte di Pellegrini che va in porta. Pellegrini la piazza e fa 2-0 per la Roma, ritrova il gol anche Lorenzo Pellegrini, raddoppio e partita in cassaforte. Finisce qui, e allora 2-0 per la Roma, con calma, ordinaria amministrazione, in gol nel primo tempo, De Ligt, splendido colpo di testa, splendida incornata, e poi nella ripresa a chiudere i giochi, ma devo dire dopo una grandissima prestazione, Lorenzo Pellegrini. Sì, è una vittoria importante, soprattutto per l'equilibrio che abbiamo mostrato in campo, al di là dell'avversario, perché come dico sempre sono partite che vanno vinte e affrontate in un certo modo. Tra la trasferta di Milano e la gara di questa sera stiamo dimostrando di avere quell'equilibrio che nelle ultime settimane un po' era venuto a mancare. Questo è sicuramente fondamentale, soprattutto per la partita che giocheremo poi contro il Barcellona in Champions League. Sarà una partita molto particolare, l'unico rammarico è il fatto che in una serata così bella mancherà un pochino, a differenza delle edizioni passate, Zlatan, che non può essere dei nostri visto che comunque è a Londra. Dovremmo fare un po' a meno di lui, insomma. E invece è qua che ti sbagli, dico io. Ma bro, ma che stai a dire? Bello! Tutto a posto, tutto a posto. Ma sai come sei vestito male, però, Sì, tutto stile British. Sì, Così si vestono. Io tutto... Stavi dicendo, no, sentito, quindi facciamo questo video. Il video? Il video insieme. Vabbè, sì, un fatto, cioè, te voglio bene, però... E via, addirittura. C'è una mossa che dice... Che? Che è una cazzata, Vabbè, ma queste sono cose che si dicono, ma non è che... Sai che te dico? Fuck yourself. Perché sei British, ma è arrivato. So chicco d'oliva. Tocca a casa tua, ferma, ti escono una cifra di Pokémon, sì, ma che... la tocca, vieni sempre qua. Ma devo catturare qualche Pokémon. Che fa in Ginkalipuff, non lo catturi? Perché poi i Ginkalipuff sono quelli che fanno... Ginkalipuff. Raga, io non me lo ricordavo così. Se vi state chiedendo perché indosso questo cappello è perché il nostro Federico Marconi ha bisogno di una mano. Anche lui. Non so fare cosa per lui. No, per tenere il telefono. E l'altra perché se batte il Barcellona ce ne vuole cazzo. Non sarà facile perché quelli sono mostri davanti, c'hanno Neymar. Ah, ma ci sta Neymar? No, è vero. Ma che cazzo è, lo batti? Ah, dai, posso battere. C'hanno solo Messi e Suarez. Da quel magnifico gol di Florenzi, poi ripetuto su FIFA, alle reti di Aubameyang, Ronaldo, Depay e la finale vinta clamorosamente su FIFA 16 calci di rigore. Insomma, le sfide di Champions hanno sempre qualcosa di particolare, notti magiche soprattutto, quelle contro il Barcellona. Buonasera per gli ottavi di finale d'andata della Champions League da Federico Marconi. E lui Zlatan. Finalmente oserei dire, sei tornato qui temporaneamente perché poi ripartirà, ma adesso è qui con noi. È qui con noi per godersi, gustarsi questa incredibile partita, questo incredibile ottavo di finale che un po' ci sa di beffa, perché è vero, siamo arrivati secondi, ci siamo beffati da soli come sai contro il Nizza. Tu prima però analizzavi una cosa che è emersa nel girone della Roma, che la Roma in casa ha sempre giocato bene, ha fatto sempre risultato pieno, e quindi quest'oggi deve cercare di sicuramente mettersi a vantaggio, perché al campionato sarà molto difficile. Magari non ci vedo gol, esatto, dovrà cercare di tenere la porta inviolata, perché poi lì
sarà tosta, sarà tosta, ci prova. No, l'abbiamo visto anche l'anno scorso, comunque il primo abbiamo passato sì, alla fine della partita di quindi. Quindi non subire gol è relativo, perché poi bisogna giocare una testa. Marconi comunque non rinuncia, almeno all'inizio, ne discutevamo prima, al suo modulo, perché parte con il 4-2-3-1, schiera Schick centravanti, Schick che ha segnato a Milano contro l'Inter il suo primo e per ora unico gol in maglia giallorossa. Sappiamo che da gennaio, dopo un insomma un calvario clamoroso, e cerca il primo gol olimpico. Questo è il Barcellona, si intravede un Thomas Müller davanti, noi dicevi non c'è Neymar, però hanno insomma mica scarsi quelli che hanno in campo. Non male, anche perché è un 4-4-2 che sa un po' di 4-2-4, sì, Messi e Deulofeu, Müller e Suarez davanti, è una squadra stellare, però noi abbiamo l'ex. L'ex di questa partita, Javier Mascherano, che si è presentato benissimo con la maglia della Roma, a suon di buone prestazioni, si è preso il posto da titolare. Manolas sta tornando assieme a Dzeko dall'infortunio, sarà complicato per quei due tornare, magari ecco davanti Dzeko può servire, perché la Roma fa fatica in fase realizzativa, dietro per adesso l'equilibrio, come diceva prima Marconi, il mister, sembra esserci, poi... Esatto, anche se questa partita magari era un po' più da Manolas e meno da Fassio, perché loro sono velocissimi, è vero, dietro, però l'esperienza di Fassio potrebbe essere sicuramente utile. L'attesa è finita, e allora Barcellona che tocca il primo pallone, vediamo un po', aspettiamoli, capiamo come vogliono giocarci questa partita, vogliono giocarsi questa partita con Messi che parte lontano dalla porta, cliente scomodissimo per Emerson che qui si fa saltare, va all'interna per Suarez, di ritorno per Messi che entra in area di rigore, il tocco per Busquets, salva subito la Roma Alisson, non è finita! E se lo dimora Deulofeu, ma che partenza del Barcellona! Che partenza del Barça sicuramente, però la Roma mi sembra che lasci un po' troppo spazio lì. Secondo me deve creare più densità davanti all'area di rigore, perché loro negli spazi stretti sono formidabili, più ne lasci e più sarà difficile. Sarà molto difficile, chiaramente la Roma i problemi difensivi ce li ha avuti in questa stagione, fino a pochissimo tempo fa, fa fatica più che nel tenere la porta inviolata proprio nei meccanismi, che chiaramente quest'anno sono stati cambiati, come sai, su FIFA 18, quindi è molto più complicato. Mister Marconi sta ancora cercando il giusto equilibrio. Magari lì può essere pericoloso nella Roma. Eccolo Keita, cerca di chiudere il triangolo con Nainggolan, non riesce ad andare, molto aggressivi, è una mia percezione, ma è così, i Blaugrana, insomma. Sicuramente sono una squadra abituata a questo tipo di partite, non soffriranno di certo l'importanza del match. Alisson per Florenzi, poi De Rossi, largo per Marezzi, è andato giù il capitano, si gioca per il vantaggio ma De Rossi resta a terra. Intanto c'è spazio per Marezzi a destra, Marezzi è stato vicino in estate anche al Barcellona. Poi la chiamata della Roma, ma attenzione all'Algerino che mette dentro verso Schick, forse era meglio alzarla? Mi aspettavo il rientro di Marezzi, perché lui comunque va a cercare spesso il mancino, Jordi Alba era in ritardo. Però sì, poteva cercare Schick con una palla alta, perché a quel punto sì, certo, un'ottima qualità anche di testa. Adesso giallo questo, per questo bruttissimo intervento su De Rossi, e spero si sia ripreso. Sì, corre Daniele, come ti aspetti il duello Semedo Perotti da quella parte? Beh, sicuramente non sarà facile per Perotti, perché lui è un ragazzo che sa saltare sempre l'uomo. Attenzione a Deulofeu, è di rigore sinistro e Alisson in calcio d'angolo, la tenuta bassa di Deulofeu, è stato concentrato Alisson. Messi corto per Deulofeu, torna sul destro, Marezzi lo disturba, palla che diventa buona per Messi, ancora Deulofeu, area di rigore, va sul destro, lo vuole provare e poi va avanti il Barcellona, ha segnato Müller, difesa della Roma ferma. Stavo guardando il guardalinea perché sembrava offside. In realtà movimento perfetto di Müller. Sì. Però guarda, ti posso dire, poi me lo dicevi anche tu prima, quanta difficoltà puoi avere quest'anno con i nuovi meccanismi, io francamente... faccio fatica, tanta proprio, ad evitare poi di, non dico di prendere gol, ad evitare pericoli e ad evitare che la difesa stia ferma. No, ho avuto la stessa percezione, non è facile comunque. Non è proprio facile, poi Müller qui fa un movimento perfetto, era importante non prendere gol, adesso sarà importante una prova di cuore da parte della Roma. Florenzi, si muove subito Marez, servito in verticale, la reazione della Roma, fino in fondo Marez, se la allunga troppo. Però Barcellona che dà segni comunque di fragilità difensiva, la Roma deve cercare di sfruttare ogni occasione possibile. Comunque stiamo parlando di due squadre che c'è differenza. Tanto Nainggolan, Ter Stegen, poi non è finita perché c'è Marez, cerca il cross, sarà calcio d'angolo, lo squillo della Roma. Davvero un gran tiro di Nainggolan che ha scaldato le mani a Ter Stegen, si è fatto trovare pronto, vediamo qui il collo esterno, inizialmente troppo centrale, peccato. Sì, Messi. All'indietro per Rakitic. Salta l'uomo, poi va dentro ancora per Suarez, Alisson. Qui ancora una volta la Roma si è fatta trovare uno contro uno lì davanti, perché loro giocano con 4 contro, quindi ogni difensore ha sempre
un avversario da fronteggiare, forse si deve abbassare un pochino il centrocampo. C'è tanto spazio per il Barcellona, ma lo spazio se lo creano quando e come vogliono. Poi qui fortunatamente si porta il pallone fuori, forse Müller. C'è De Lofeu, De Lofeu sul rilancio di Alisson. Schick lotta ma non basta. Rakitic, Suarez va sul destro, lo spazio c'è, preferisce allargare per Messi al limite. Messi, Emerson si fa saltare, palla dentro, Fazio chiude, la palla rimane lì, palo, 2-0. E adesso però c'è qualcosa che non funziona, che va oltre però i meccanismi difensivi, perché Fazio, che con X non fa l'intervento, mi pare un pochino esagerata come cosa. Poi Barcellona fortissimo, per carità, guarda qui Müller che riesce a tenere quel pallone e poi prende il palo, palla buona per Suarez, 2-0. Pareri? No, succedente, non so che dire, è normale che loro sono fortissimi, però così è esagerato. Esagerato, forse, vabbè no, immeritato no, perché comunque stanno facendo una gran partita e danno segni di superiorità. Per carità, poi dovesse finire così o dovesse esserci una sconfitta grave per la Roma, chiaramente ci farebbe anche capire quanto bisogna ancora migliorare per quello che poi è il nostro obiettivo, potercela giocare con tutti. Momentaneamente non ce la stiamo giocando, ma è ancora lunga. Prova a reagire la Roma. Inserimento di Keita, ma Schick lo serve male. Adesso sicuramente con il doppio svantaggio la Roma deve un po' scoprirsi, venire avanti. Vediamo se la partita può diventare spettacolare anche in casa giallorossa, con Keita al limite. Cerca di tornare sul destro, poi Schick, un tiri, riesce in qualche modo ad essere in zona. Poi non la salva Ter Stegen, c'è calcio d'angolo addirittura qui. Suggerimento di un cambio che però non facciamo perché comunque è presto, sì, e De Rossi presto, sì, serve. Comunque Roma che ci sta mettendo il cuore, ci sta provando, non è facile l'avversario. Schick, Ter Stegen e poi Mahrez! Mahrez, l'uomo Champions, l'uomo che segna poco ma quando segna sceglie sempre le occasioni giuste. 1-2, dimezzato lo svantaggio. Ma quanto è stato bravo Schick a girare quel pallone. No, è stato importantissimo questo gol perché Roma, devo dire, secondo me lo meritava. Comunque sia, stava cercando di mettere in difficoltà il Barcellona con molto cuore, ci è riuscito più di una volta. Stavolta De Stegen si è opposto, ma non poteva fare nulla sulla respinta, è arrivato Mahrez a buttarla dentro. Assolutamente, era importantissimo segnare prima della pausa, magari sarebbe fondamentale non prendere per un altro gol, perché poi c'è tutto il secondo tempo da giocare. Ci sono ancora 135 minuti da giocare. Assolutamente, io poi penso che contro questo tipo di avversario non ti devi mai giocare una partita facendoti calcoli. Te lo insegna poi il Paris Saint Germain, come dicevi tu. E anche fare il risultato stasera, ottenere aperta la qualificazione, secondo me c'entrerebbe poi poco con la sfida di ritorno, perché sono partite che, diciamo, sono partite nelle partite, per così dire. Si muove sempre Mahrez, visto e servito, va sul sinistro, lo riprova Ter Stegen. Qui secondo me ha avuto troppo fretta, perché aveva saltato il suo diretto avversario, che era Piqué. Poteva sistemarsi il pallone e magari cercare il suo consueto giro sul secondo palo. Müller. Tutti a bere un tè caldo, perché ricordiamo che si gioca a metà febbraio, fa parecchio freddo, ma anche qui fa parecchio freddo a metà dicembre. E allora, pareri sul primo tempo, come ti è sembrato? Grande sofferenza direi in casa Roma. Ma devo dire che ogni volta che il Barcellona attacca sembra che sia sempre pericoloso, sì. Che il gol possa arrivare da un momento all'altro, però d'altra parte anche la Roma dà questa sensazione qui. Chiaramente meno per qualità tecniche, però va detto che la partita è ancora apertissima. 1-2, può succedere di tutto. Può succedere di tutto. Pronti per la ripresa, da 4-2-3-1 a 4-3-3. Per la Roma serve più copertura a centrocampo, quindi semplicemente arretra di una ventina di metri Keita. Poi abbiamo sistemato un po' le tattiche, ampiezza squadra diminuita per dare meno spazio a loro. Qui Mascherano si prende un rischio che si può comunque concedere, sappiamo che conosce molto bene il Barcellona. Scuola Barcellona, comunque la mossa di Marconi la interpreto con De Rossi molto importante a fare schermo davanti alla difesa, perché loro ogni volta che attaccano sono in uno contro uno, quindi De Rossi deve essere quello a dare una mano a tutti i difensori. Müller scambia con Suarez, poi scava questo pallone per Messi. Fuori gioco, ma cosa aveva fatto Messi? Questo qui è Leo Messi, ragazzi. Mamma mia, un gol bello anche da vedere, cioè bello da vedere anche se lo prendi. Però chiaramente sarebbe stato un po' fatale per la Roma, che aveva trovato la forza di rientrare in partita. Müller, Fazio, e adesso Roma che sembra essere un po' più sicura anche quando bisogna chiuderli. Questa cosa ci piace. Allora c'è Perotti a sinistra che da lo vede, c'è spazio per il Monito, con Schick che va al centro, Perotti in aria, la mette forte e tesa, un Titi. Secondo me doveva essere un pochino più paziente qui Perotti, perché
In quella frazione lì ancora non c'era un passaggio. Poi prova Florenzi, che questa volta non va. Un peccato veramente. La Roma comunque adesso fa un po' paura al Barcellona, che si rifugia con Ousmane Dembélé, altro giocatore che Marconi conosce bene, l'anno scorso parentesi Leicester. Nainggolan però, Schick riesce comunque a tenere, c'è ancora Perotti solissimo a sinistra, può andare in porta, uno contro uno con Ter Stegen, Perotti! La riprende la Roma, 2-2, a 20 dalla fine, non muore mai la squadra giallorossa. E soprattutto quando c'è Zlatan c'è un fomento maggiore, 2-2, non è finita, attenzione! Qui è stato bravissimo Schick, anche un po' fortunato, ma la voglia di prendere questo pallone e andarlo a strappare, poi ha servito perfettamente Perotti, l'italiano poteva sbagliare. Eh no, non poteva sbagliare, ha voluto quell'angolino, Ter Stegen si distende ma non basta, Roma 2, Barcellona 2, dopo le due perle dei due mostri, Suarez e Müller, due che con il gol ci fanno colazione, la rimonta è firmata esterni in casa Roma, Marez da una parte, Perotti dall'altra, c'è ancora tempo e quindi attenzione. Una cosa che mi aspetto adesso dalla Roma, qualche cambio magari per cercare, perché comunque lo sforzo per andare a recuperare la partita è stato molto... importante. Sicuramente potrà starci qualche cambio, anche perché comunque ci sono rincalzi interessanti, ma insiste la Roma con Perotti, altra zona, tiro! Qui ha preso fiducia l'argentino, ci ha creduto, è stato molto convinto con questo destro di collo pieno, lui che diceva mamma mia dove passa questo pallone, mamma mia dove passa questo pallone. Due cambi fuori la zona del gol che ha riaperto e ha ridato speranza alla Roma. Riyad Mahrez al suo posto Under, fuori anche Keita, dentro al suo posto Lorenzo Pellegrini, che comunque ha fatto sempre molto bene, ha trovato anche un bellissimo gol contro il Chelsea nella bellissima vittoria e rimonta della Roma qui all'Olimpico, in quella porta tra l'altro. Mascherano rischia un po' qui, poi Nainggolan si addormenta, allora insiste il Barcellona con Dembélé che va dentro, da André Gomes! Qui è stato veramente l'illusione del gol altissimo. Il problema è un altro, che loro quando non riescono a segnare mettono dentro Iniesta. Un giocatore normale. Sì. André Gomes sbaglia, Pellegrini, De Rossi, Nainggolan. Schick, al limite, De Rossi. Roma che comunque mette ordine adesso, la palla di De Rossi non è un granché per Florenzi, anticipato, ma c'è Mascherano. Roma che quindi resta in attacco, 5 al 90esimo. De Rossi dentro da Schick che la gira subito per l'inserimento da parte di Pellegrini, 3-2, Pellegrini impazzisce l'Olimpico, remontata della Roma, remontata al Barcellona, 3-2, incredibile. Che cosa stiamo vedendo Fabio? Ha piegato Ter Stegen. Che cosa stiamo vedendo? 2-0 dopo 30 minuti di gioco, l'abbiamo avuto la forza di ribaltarla nonostante tutto. E qui è esploso l'Olimpico, è esploso il nostro Federico. Marconi però deve tenere, risulta sì, ma ha detto tutti calmi. Non è finita. Fermi perché purtroppo siamo stati vittime di beffe clamorose in questa stagione. Quindi attenzione. Gomes. La Suarez. Suarez! Mamma mia! Alisson, questo è anche un portiere che fa la differenza. Fortunatamente sì. Poi va lungo rinvio verso Schick, che riesce ad allargare per Under, bandierina con Cengiz. Chiaramente la cerca, tiene il pallone su Jordi Alba. Sempre Under, Jordi Alba questa volta lo chiude. Vediamo però perché la Roma sembra scoperta clamorosamente. Fazio, poi Mascherano. Mamma mia, game over! 3-2, il primo atto degli ottavi di finale si chiude così, con una remontata della Roma che per i veterani, anzi veteranissimi del canale, ricorda un ottavo su FIFA 14 in cui la Roma andò sotto in casa 2-0 e poi vinse 3-2, a ritorno passò, però attenzione perché può succedere di tutto ragazzi, perché tra passare no, c'è cioè di mezzo il campo nuovo. Esatto, che non è un dettaglio da poco, esatto. Però che partita hai visto? La Roma ci ha messo il cuore, quello che volevamo. Io ho visto una partita veramente di tanto cuore, di tanto orgoglio, di tanta grinta voluta questa vittoria, non era facile assolutamente, però la Roma è stata brava perché l'ha cercata con grande orgoglio e alla fine il risultato gli ha dato ragione.
rischiato tantissimo, perché la Roma nel primo tempo poteva prendere 5 gol, minimo. Infatti dobbiamo ringraziare anche San Alisson. San Alisson è spesso criticato da me in questa stagione, il buon Zlatan magari lo sa un po' meno, perché ha seguito un po' meno, ma ha fatto anche determinati interventi alla Gocea, quindi certe cose davvero... Poteva risparmiarsene, però è ripresa, quindi attenzione. Io non posso che chiedervi 3.000 like per il ritorno di Zlatan sul canale, oh, perché ragazzi, comunque con questa vittoria in rimonta clamorosa, ragazzi, 3.000 like sono il minimo indispensabile, ma so che li lascerete perché me volete bene. Se volemo bene, io vi do appuntamento, Roma. Forza Roma sempre e comunque, vi do appuntamento prestissimo con un altro episodio. Ma intanto, ragazzi, dopo questa vittoria qui siamo tutti più carichi per una seconda parte di stagione che deve regalarci tante emozioni. Spendono gli eroi. Se il gioco si fa duro, ce l'ha in culo, perché è duro. Ma quindi, sì, ma sto ritorno sul canale, no? Che tu sei arrivato qua oggi pomeriggio, ma hai detto, io non mi ricordo più come si fa. Come ti è sembrato? È sembrato, pare che ne è passato anche un giorno. Bello, questa cosa... sapevo un cazzo. Questa è la mia cosa, però dai, se siamo divertiti. Soprattutto quando dopo giocato là. Okay. Adesso loro non lo sanno, ma tu adesso, cioè, ripartirai, andrai a Londra perché stai lavorando lì. Esatto. La tua vita è molto incerta, però hai detto che comunque prossimamente succederanno molte cose fighe. Cioè, spero. O no, cioè nel senso, fighe o no. Speriamo che capiteranno tutte cose fighe. Esatto. Soprattutto tante fighe. Più che cose. È finita così.